Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi voglio parlare di cavolo fiori in genere, di cavolo per gli amanti del cavolo, in particolar modo del broccolo romano, i broccoli. È un contorno molto interessante, chiaro, devono piacere i broccoli, la famiglia dei cavoli. Io ho scelto il broccolo romano perché è il più delicato, il più dolce e il meno invasivo a livello di sapore. Quindi che cosa sto facendo? Sto facendo praticamente una conserva in agrodolce di cavolo romano, di broccolo romano e scalogno. Allora, per realizzare questa ricetta io cosa adopererò? Allora, innanzitutto in una pentola ho messo 2 litri di acqua. Un broccolo romano l'ho pulito, l'ho mondato, gli ho levato tutte le foglie esterne. E dopodiché l'ho diviso tutto a grappoletti. Questi grappoletti, una volta puliti, praticamente gli ho lasciato ovviamente un pezzo di gambetto e gli ho fatto una croce su ogni gambetto in maniera tale cuoce più tardi della punta, se no avremo due cotture differenti. Quindi in questo modo riusciamo a fare una cottura omogenea. Dopodiché cosa andrò ad utilizzare? 150 g di vino bianco, una fogliolina di alloro, 75 g di sale fino, 3 scalogni pelati che andrò a mettere insieme e poi andrò a mettere nella conserva, una manciatina di pepe in grani e 150 g di zucchero di canna. Cominciamo l'assemblaggio degli ingredienti e dopodiché porto a bollore la mia marinatura, la mia base. Considerate che questi 3 ingredienti come sora, l'aceto, lo zucchero, il sale, come sapete, l'abbiamo già detto altre volte, sono dei conservanti naturali. Non andrò a farli sott'olio, li farò proprio nella loro acqua di governo. Quindi quando li andremo a mangiare sono un ottimo contorno, un accompagnamento per il pesce, per la carne o anche da degustare così per un aperitivo. Intanto vado a mettere sull'acqua in maniera che cominci a sciogliere tutto e portare a bollore. Molto bene, l'acqua ha cominciato a bollire, un appunto. Allora, man mano la miscela ovviamente va assaggiata prima di immergere i nostri ortaggi e lo scalogno, perché il giusto equilibrio tra aspro, dolce e salato deve essere equilibrato. Lo zucchero di canna è leggermente meno dolce, quindi io ho assaggiato, ho aggiunto altri 100 grammi di zucchero di canna. In pratica da 150 siamo passati a 250. Ora, in questo momento, comincio a inserire gli scalogni e il mio broccolo romano. Visto che bolle abbastanza velocemente, dal momento in cui riprende il bollore, lo farò cuocere per circa 10 minuti. Ogni tanto assaggiamolo, deve rimanere croccantino, non deve essere stracotto. Molto bene, sono passati 10 minuti, ora non faccio altro che proseguire il confezionamento. Allora, eccoci qua. Il nostro broccolo romano è pronto e ora vado con delicatezza a scolarlo e ad adagiarlo su un canovaccio di cotone ben pulito. Ho dimenticato di dirvi che appena cominciato il bollore ho messo anche 2 chiodi di garofano. Adesso lo vado a coprire con un altro panno di cotone, in maniera da assorbire il più possibile e farlo intiepidire. Quest'acqua invece io me la tengo, perché come ho detto si possono fare anche sott'olio, perché volendo voi li mettete nel barattolo sterilizzato, dopodiché li coprite di olio e ovviamente li chiudete ermeticamente. Li mettete sotto sopra in maniera che fanno il sottovuoto e ce li avete sott'olio. Ma io questa volta li ho voluti fare al naturale, cioè proprio in agrodolce. Adesso aspettiamo qualche secondo, dopodiché andiamo al confezionamento dei barattoli. Eccoci qua, sono passati, è passato qualche minuto, che si sono leggermente intiepiditi, se no bruciano. E ora cominciamo col confezionamento. Io uso barattoli piccoli perché, ripeto, siamo in 2, quindi una volta aperto. E comincio a riempire i miei barattoli. Molto bene. Ora, che cosa faccio? L'acqua di cottura li vado a riempire fino all'orlo e ora li vado a coprire. Ora li vado a capovolgere per creare il sottovuoto.
fino al raffreddamento. Quando saranno raffreddati, li possiamo conservare. Ripeto, avendo sale, zucchero e aceto, sono conservanti naturali e quindi durano nel tempo. L'importante è che una volta aperti, vanno conservati in frigorifero, come tutti i sottoli, i sottaceti o quant'altro. Molto bene, eccoci alla fine della nostra ricetta. Questi sono i miei broccoli, il mio broccolo romano e scalogno in conserva, in agrodolce ovviamente, come ho detto prima. Guardate la ricetta scritta anche perché do dei consigli per come utilizzare le foglie, quelle dure, esterne, i gambi e il torsolo, che ci vuoi. C'è una ricettina molto molto interessante da poter utilizzare. Molto bene, con questo io vi saluto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se questa mia idea vi è piaciuta. A tutti, ciao!